Bill Marler, avvocato specializzato in intossicazioni alimentari, sul Food Poison Journal ha svelato i 6 alimenti da evitare. Il latte crudo non pastorizzato può essere contaminato da diversi batteri, virus e parassiti, mentre per quanto riguarda i succhi di frutta, Marler ha spiegato che uno dei suoi primi casi è stato causato da un succo di mela diventato ricettacolo per il batterio delle Escherichia coli, che provoca pericolose infezioni. I germogli crudi o poco cotti negli Stati Uniti sono stati la causa di più di 30 episodi di avvelenamento alimentare dal 1990 e nel 2014 19 persone sono finite in ospedale a causa della salmonella provocata da germogli di soia. Il suo consiglio? Evitare di mangiarli crudi. Secondo Marler, gli hamburger e tutti i prodotti macinati devono essere ben cotti, perché i batteri presenti sulla superficie della carne, essendo tritata, si possono trovare anche all'interno. Salmonella, Escherichia coli e altre malattie batteriche sono i casi di avvelenamento possibili. Frutta e verdura, più sono trattate e maggiore il rischio di contaminazione. L'insalata in busta, pronta per essere consumata, è una grande comodità, ma è pericolosa perché le possibilità di intossicazione sono notevoli. Rispetto a una ventina di anni fa, il rischio di epidemie di salmonella legate alle uova sono minori. In ogni caso, il consiglio dell'esperto è quello di evitare sempre le uova crude e di farle cuocere bene. Secondo Marler, le ostriche negli ultimi anni sono causa di malattie alimentari. Il pericolo è provocato dal riscaldamento delle acque, che favorisce lo sviluppo di microrganismi, e le ostriche, essendo molluschi filtratori, assorbono maggiormente i batteri.